a tutti ragazzi, sono Andrew Drake e benvenuti nella nuova parte della Drake World. Prima di incominciare questo episodio vorrei dirvi due cose. Innanzitutto che riesco a parlare un po' a malapena perché mi fa male la mola del dente, quindi scusatemi. Quindi se parlerò un po' strano è per appunto perché ho un po' di dolore, non volevo nemmeno registrare l'episodio, ma ho detto dai vabbè, ho voglia di giocare quindi registro, vediamo quello che riesco a fare. Un'altra cosa che intanto qua mangio è che ho cambiato programma di editing, anche se a voi ovviamente non ve ne può fregare un cazzo del programma, però mi andava di dirlo, non so se notate la differenza, ma non credo si noti più di tanto. Allora, in questo episodio cosa facciamo? Nello scorso episodio avevo detto che andavamo o nella grotta o a farci la fattoria. Io direi di farci la fattoria, però, c'è un però, per prendere gli animali bisogna avere del grano, se non mi ricordo male. Quindi per fare il grano serve il grano, sì, serve il grano per fare il grano. No, a parte gli scherzi, ci servono i semi e in questo modo dobbiamo coltivare qualcosa. E siccome qui c'è un bel laghetto, tra virgolette, possiamo coltivare qui qualcosa. Quindi la fattoria la facciamo nel prossimo episodio. In questo episodio facciamo coltivazione. E se rimane tempo, che sicuramente rimarrà, andiamo nella prima caverna che abbiamo visto. Tanto per rendere questo episodio un po' movimentato. Ok. Ci serve per iniziare da fare il coso che, come si chiama? Ok, sì, la zappa, ma sto comitando un casino. Anthony, ok, ecco la zappa. A che siamo qua? Io direi di cucinare il ferro che è quello che abbiamo preso nello scorso episodio. Ok, benissimo, andiamo subito a coltivare. Mettiamo ovviamente la terra che ci servirà per piantare i nostri semi. Non so quanto ne viene, ma facciamo. Ok, meno male che ne ho 64. Già stavo dicendo no, è finita la terra. Ok, quindi abbiamo semi di grano. Che culo. Mettiamo uno qua. Ah, giusto, la zappa. Sono un coglione. Ok, facciamo così e così. Ok, dovrebbe spuntare il grano domani o cioè non domani nel realtà, domani nel gioco. Qui perché non l'ho fatto? Perché sono un coglione. Quindi ok. E ok, benissimo. Penso che così basta per adesso. E poi magari metteremo altre cose da coltivare, ma per adesso mi interessa il grano per la fattoria. Qui il nostro ferro si è fatto e abbiamo tre pezzi. Direi di fare il piccone, metti caso troviamo qualche materiale che si prende solo in ferro. Quindi questo lo conserviamo qua e direi possiamo andare a farci un bel viaggetto nella nostra caverna. Ah, ecco, mi stavo dimenticando che col tasto mi avevano detto si disattivava Too Many Items, ma non si toglie un cazzo. Vediamo qua. Ok, mi sa che si deve fare dal menu iniziale, però vabbè, io ragazzi lo lascio, tanto non dà problemi almeno a me. Ok, andiamo alla ricerca quindi della nostra prima caverna, che doveva essere nei paraggi, mi pare che era qui vicino la scorsa volta. E ovviamente sono un coglione, ho dimenticato di fare la cosa più importante, di farci le nostre torce, perché senza torce non possiamo combinare nulla. Quindi vediamo, con due ce ne vengono otto. Vediamo, facciamoci 12 a sto punto. Ok, 12 penso possono bastare. Cioè, più che altro lo spero che bastino. Però, boh, vediamo. Ok, ragazzi, credo che è qui. Perché, no, non è. Ah, sì, è qui. Ok, siamo arrivati finalmente nella caverna. Ehi, tu che ci fai? Ok, l'ho fatto per evitare cose. Oh, laggo un po', quindi credo che ci sarà del bel movimento qua. Innanzitutto possiamo avanzare, perché non vedo per adesso nulla di interessante.
solo roccia, quindi finché è roccia andiamo avanti. Qui già c'è il carbone e quindi già il carbone è più interessante. Quindi prendiamo tutto il nostro bel carbone. Ok ragazzi, ho preso abbastanza carbone, 18 pezzi, è davvero tanto. Io direi di continuare per adesso per di qua. Per di qua e troviamo. Oh mamma mia, quanto carbone! C'è davvero tanto carbone. Io lo prendo tutto perché ci servirà davvero molto in futuro il carbone. Poi vedrete. Ok, scaviamo e prendiamo tutto il carbone. Ragazzi, poi ditemi una cosa: gli episodi voi li preferite come sto facendo ora, che sto facendo tanti tanti tagli, oppure volete un episodio, cioè gli episodi futuri che faccio pochi tagli e vi faccio vedere più cose, tipo anche che rompo il carbone e magari parlo, perché non lo so, io secondo me è meglio fare questi tagli per evitare che vi annoio, però fatemi sapere. Ho preso tutto il carbone di qua, quindi questa torcia me la posso prendere. Ok, vediamo se riesco. Ok, ce l'ho fatta. Qui c'era altro carbone, sì, e infatti qui ce n'era altro. Spero che non vengano mostri mentre prendo tutto sta roba. Ok, ho preso tutto il carbone. Mentre stavo prendendo, mi accorgo qua che c'è del ferro. Almeno credo è il ferro, sì, è il ferro. Bene, ancora meglio perché il ferro ci servirà sia per farmi armature. Poi mi serve il secchio per fare l'acqua. Che ci servirà l'acqua, appunto. No. No, l'acqua non ci serve più perché abbiamo il laghetto fuori, sì. Non ci sto con la testa oggi. Lol, sto dicendo dobbiamo farci la coltivazione, ma la coltivazione già l'abbiamo fatta prima, quindi sorry. E qui spunta altro carbone. Cioè, questo episodio è il farming del carbone, però ripeto, nulla di male. Oddio, guardate quanto ce n'è. Quanto bel carbone. Che, cioè, il carbone secondo me è utilissimo perché tra torce e cucinare la roba, che voglio evitare di cucinare la roba col carbone. Io userei il legno, dato che il legno le possiamo fare infiniti. Anzi, a fine episodio voglio piantare un po' di alberi perché in questo modo il legno cresce infinito davanti a casa nostra, lo possiamo prendere ogni volta che vogliamo. Guardate ragazzi, 64 di carbone e 18, cioè abbiamo fatto davvero super roba col carbone, meglio di niente. Allora, a sto punto possiamo andare dall'altra parte della grotta, che secondo me lì è davvero animata di roba. Già sento tizi. Ah, qua, oddio, qua non avevo visto, c'è altro ferro. C'è altro ferro qua. Wow. Cioè, come faccio a non vedere il ferro? Perché si confonde? Vabbè, altro no. Ok, possiamo andare. Possiamo andare. Lava. Lava. La lava è interessante perché se a me ci servirebbe di fare altro ferro. La, come si chiama? L'ossidiana. Sappiamo ovviamente dove andare perché qui c'è della lava. Però dobbiamo fare in modo di non scottarci, quindi devo fare tipo una specie di passaggio verso qua, però abbiamo preso tutto. Sì, abbiamo preso tutto, spero di sì. Qua dobbiamo stare molto attenti. Questo andesit, ma che, non so cos'è sto materiale, però io non voglio rischiare, quindi mi muovo in questo modo. Anzi, per essere più sicuri, facciamo così, cioè che chiudo la lava in questo modo. Ok. E ok. Possiamo andare avanti. Bene. Qui le torce ci serviranno tipo sempre. Qui altro carbone. Voglio un po' fare così. Là. Ci passiamo dopo. Prendiamo questo carbone. Ok, preso il carbone pure qui e possiamo andare avanti. Io sono sicuro. No, è finito. Oh, è finito. Io pensavo che ancora c'era dell'altro, invece no.
è finito, ma a sto punto io mi faccio una bella scavata sottoterra per vedere se magari troviamo del diamante, dato che abbiamo preso il piccone prima di coso, di ferro. A sto punto dobbiamo trovare un bel diamante per finire in bellezza l'episodio. Ok ragazzi, scavando, guardate cosa ho combinato, mi sono accorto che qui c'è un'altra grotta e penso questa è una di quelle che si collegava. Però non ho più torce, non ho più torce, non ho più torce, quindi sapete che faccio? Ve lo dico subito. Ci facciamo le nostre torce qua. Allora, tanto abbiamo un casino di carbone. A questo punto avete visto che ho fatto bene a portarmi appresso le cose portatili. Ok, mettiamo 6 di carbone. Perfetto. Non ci fa un cazzo perché ovviamente sono un coglione. Sono un coglione io perché si facevano così le torce. Ok, ce le facciamo con 12, vediamo quanto ne vengono. 48 è a voglia. A voglia con 48. Allora, iniziamo da qua. E intanto fuori. Fuori ci sono bombe. Qui c'è il creeper. Creeper. Ok. Ci ha fatto pochissimo. Intanto qui mi preparo a mangiare perché ci servirà. Ok. No, ma il carbone. Se scoppia il carbone, in pratica lo butta. Non lo sapevo sta cosa. Ok, qua c'è tanta, tanta, tanta roba, ma tanta. Però io la prendo. C'è anche il nostro amico ferro, che ci serve più di ogni altra cosa. Quindi prima che si rompe il piccone, per evitare. No, vabbè, abbiamo la craft table, possiamo farci altro piccone, non è un problema. Non è assolutamente un problema il materiale, abbiamo tutto. Ok, qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A questo punto mi creo un altro piccone. E invece me ne creo di più. Ah ah ah. Questo già si sta per rompere. Allora, dove andiamo? O su, oppure lì ancora c'è della roba che non avevo visto. Cioè del ferro. Lol. Ok, il piccone quello là si è rotto. Ma nessun problema, nessun problema. Io a questo punto non so se stoppare l'episodio qua e fare in modo che l'episodio successivo parta dentro la caverna, oppure continuare a registrare, fare un po' di tagli e farlo durare sui 11, 10, 12 minuti l'episodio, perché è quello che voglio che dura un episodio di Minecraft, non di più. Però un altro giretto me lo voglio fare. Qua che c'è? Qua che c'è? Qua che c'è? Qua c'è tanta roba, oddio, guarda, qua c'è un casino di roba ancora. Tanta, tanta, tanta roba. Però ho un'idea migliore, ragazzi, ho un'idea migliore. Sapete quale? Di ritornare a casa, lasciare un po' di roba e così nel prossimo episodio ci creiamo magari qualche armatura, qualche arma rafforzata, così non abbiamo molti rischi per continuare la nostra missione. Che ne pensate? Che ne pensate? Penso che possiamo tornarcene a casa. Lascio tutte le torce co qua, così ci fanno da strada per la prossima volta. Ah, lì c'è intanto altro carbone che non avevo visto. Mi riprendo la mia tavola da lavoro e ok, torniamocene su. Torniamo su, torniamo su, torniamo su. E per fortuna non è notte, quindi non c'è molto rischio. Ok, sta laggando. È casa, dolce casa. Finalmente siamo tornati a casa nostra. Vediamo un po' di sistemarci il nostro inventario. Ok, ho sistemato l'inventario più o meno, ma siamo pieni, pieni, pieni di roba. Ho preso solo 8 pezzi di ferro e 4 pezzi di carbone perché voglio conservarvi il ferro, che guardate quanto ne abbiamo, 23 di ferro, 64 di carbone, qua altri 60, che cioè 64, cioè siamo ricchi, quindi cuciniamo, mettiamo qua 4 di questi e 4 e 8 di ferro, mentre qua il ferro cuoce, voglio vedere il nostro grano.
a che punto sta crescendo, lo lasciamo ancora crescere un altro po', perché ovviamente non è abbastanza. Mi mangio un pollo e, come avevo detto prima, piantiamo un po' di alberelli qui intorno, tanto per avere un po' di legna in più, che di certo non fa male a nessuno un po' di legna. Ho messo un po' di alberelli intorno e sta pure arrivando notte, quindi ci chiudiamo in casa e dormiamo. Tranquilli, perché arriveranno gli episodi in cui di notte andremo in giro per uccidere qualche zombie. Ok, abbiamo fatto 8 pezzi di ferro ed è buonissimo. E qua mi cucino un pollo crudo e poi direi che il carbone non serve più a nulla, quindi prendiamoci il pollo e, per non sprecare il fuoco, lascio cuocere un altro po' di ferro. Ok, siamo pronti a usare il nostro ferro. Ci facciamo innanzitutto il casco, prendiamo l'altro ferro perché già quello ci è finito per il casco, e i pantaloni. Non so se ci rimane altra roba per fare con un pezzo, ma no. Ah, ok, nel baule avevo altri 2 pezzi di ferro, quindi alla fine mi ci faccio il secchio che tornerà utile. Ragazzi, ecco il mio personaggio. So che potrei farmi anche il sopra e le scarpe, ma per adesso non lo faccio. Lascio il ferro dentro il baule. E che dire, ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un like, ciao a tutti!